Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege. Me lo state chiedendo sempre di più, a quanto pare vi piace questa nuova serie, quindi vi invito a lasciare un bel like per supportarla, perché mi sono innamorato davvero di questo gioco e voglio portarlo sempre di più su questo canale. E prima di iniziare la ranked di oggi, come al solito, non so se avete notato, sono anche risalito a bronzino 1, quindi dai, mi riavvio almeno a risalire all'argento da cui sono arrivato, perché mi ero qualificato argento 3. Però prima ci apriamo questo Alpha Pack. Ok, go. Vediamo un po', dai, qualcosa di figo per qualcosa che uso. Vai. Ma, dai, alla fine per un bel po' di gente, tra cui anche montagne, e questo con lo scudo Rook, come si chiama, che uso. Ok, quindi dai, figa, peccato che è della Francia e non me ne sbatte niente. Allora, dai, dobbiamo vincerla, voglio tornare in argento, che cazzo. Artificieri, siamo una baita in montagna. Location non troppo familiare, ci ho giocato poche partite qui, quindi speriamo di fare bene. Parto sempre ormai Blackbird, ragazzi, è un must per quanto mi riguarda, sempre lui prendo. Ci siamo. Mi avete anche chiesto tantissimo di fare i video più lunghi, mi avete anche scritto su Facebook di farli un po' più lunghi. Comunque potete anche scriverlo nei commenti sempre. E quindi vorrei lasciare il video in versione un pochino più integrale, con un po' più di gameplay, magari, certo, i pezzi dove rimango a fissare per 40 secondi un angolino, non succede nulla, quelli li salto perché è inutile. Però cerco di lasciarvi un po' più di gameplay nel video e fare meno tagli. Oh, sono qui. Quindi niente, non posso che nascondermi qua, qui sotto, e sfruttare magari quel drone successivamente. Che succede? Già ho bisogno del mio scudo d'assalto. Poi, altra news, altra novità. Mi è diventato parecchio simpatico questo mirino. Mirino olografico. Davvero molto molto simpatico come mirino. Quindi mi piace. E l'ho messo su un po' di armi. Inseguiamo qui, come si chiama? Mirisoto. E ci apprestiamo a un'irruzione alquanto brutale. Vediamo un po'. Spostati. Hai trovato la bomba. Ok. Cerchiamo di... vediamo un po', rompe un altro pezzo. C'è qualcuno dentro sicuro. Ci posso buttare una flashbang. Nascondiamoci. Cazzo, ha cercato anche me, sicuro anche i miei compagni, vaffanculo. Però, se ci passa qualcuno lì... ah, ecco, infatti un drone sarebbe una buona idea. Posso usare il residuo di quello che ho lì. Intanto, tornare di qua e vedere se l'avrà messo sulla destra. Quindi, ah no, già si è rotto il drone, vaffanculo, perfetto. Vediamo un po', io cerco di uscirmene di qua. Ho lo scudo. Da che cosa sono stato individuato? Perché mai... dobbiamo riuscire... no, non vi fate fregare così però. Non vi dovete far fregare così. Devo cercare in qualche modo di avere la meglio su quel... Hans, ragazzi, snow shot, snow non perdona. Se vede lo spiraglio tra la bombola e lì che spara il suo colpicino. Quanti sono? Ok, abbiamo vinto. Bella, bella, ci sta. Andiamo di Rook questa volta. Questa volta di Rook, perché semplicemente voglio provare a vincere anche questo secondo round, dando un po' di sustain alla squadra. Dato che magari con altri operatori che richiedono più esperienza potrei toppare, con Rook offro sicuramente un contributo alla squadra. E quello, ragazzi, è molto importante fare... non avere sempre, diciamo, il modo di contribuire il più possibile alla vittoria, secondo me, no? Allora, piazziamo il giubbetto. Ci mettiamo anche il giubbettino. Iniziamo a sparare ai droni. Perché altra cosa che secondo me va fatta è sparare ai droni invece di rinforzare. Perché per rinforzare alla fine possiamo sfruttare il tempo che abbiamo mentre loro si avvicinano dopo lo scadere dei droni. Quindi non si sono messi il giubbino, glielo diciamo. Allora, intanto sparo a questo drone prima di dirglielo. Ma vaffanculo, mi è scappato il drone. Eccolo, ti ho visto però.
Oh, se n'è andato fuori, l'ho visto che se n'è andato fuori. Se n'è andato fuori. Noi praticamente siamo nello stesso posto dove erano prima. Allora, qui si può rinforzare, sì. Quindi andiamo a barricare. Che sta succedendo? Barrichiamo, prima di tutto. Poi... che succede? Che una bomba sta qui, non conosco molto bene questa location, quindi non vorrei mi fregassero prima del tempo. Ok, siamo nel garage. Siamo nel garage, vediamo se riusciamo a beccare qualche piedino qui. Eccolo, vedete il piedino? Vediamo se becchiamo qualche piedino, qualcuno che sbuca il testolino qui. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Eccolo. Vediamo se frezziamo qualcuno. Ecco, non ci ha tolto niente, però abbiamo capito che i colpi arrivano da lì. Iniziamo a uscire sparando, beccato, grande. Grande cazzo, l'ho preso nel nebbiolino, non mi freghi. Ok, hanno fatto saltare altri pezzi. Ok, deve essere granatoni EMP, qualcosa che disconnette, quindi... mi nascondo qui, mi metto un po' al riparo. Allora, dobbiamo un attimo temporeggiare. Dobbiamo un attimo temporeggiare. Vediamo un po' se... ma che ci fai? Però qualcosa ho rotto. Però qualcosa ho rotto. Se esco sparando... niente, lì non c'è nessuno. Siamo 3v3. Non vorrei mi fottessero dai lati. Ok, preso. Va bene. Sta per le scale lì sopra. Allora, qui non ci posso fare niente. Oh, oh, che sta succedendo? Oh, cazzo. Ok. Uno preso. E quello quindi è quello che sta lì. Vediamo un po', è a destra. No, no, no! Come ho fatto a missarlo, cazzo! Cazzo, mi dovevo alzare in piedi, mi dovevo alzare in piedi, mi dava più mobilità, quello gli dovevo proprio, lo dovevo proprio assaltare, maledizione, cazzo, questa la potevamo prendere. Maledizione, maledizione. Quindi dai, Blackbeard, riproviamo, riproviamo. Siamo sull'1-1. Ok, andiamo a individuare. Speriamo di trovarla subito. Forse eccola, sì, eccola. Ehi, trovata, trovata. Trovata è proprio qui, quindi facile. Vediamo un po', approfittiamo per vedere un po' da come possiamo entrare in questo posto. Allora, lui sta piacciando il jammer, mi pare. Si chiami qui. Ok, poi possiamo salire e arrivargli da sopra anche. Oppure, niente, io direi di fare irruzione qui e iniziare a sparare alla gente come se non ci fosse un domani. Fondamentalmente il piano è quello. Inserimento tra 5. Quindi, secondi. Vediamo un po', se sto tizio se ne va un attimo a fanculo, no, invece. Ok, allora. Mettiamo lo scudo perché qui la questione è molto molto facile. E dobbiamo fare irruzione da subito, quindi devo andarmi a cercare un bel posto per vedere bene la location. E cercare di beccarceli, mi sembra di averlo visto. Eccolo. Metti il naso fuori, dai. Sbuca che come metti spari ti headshot proprio al volo. Dai. Dai. Sta lì, eh. Sta lì quello. Sta lì quello. Qui un po' rischiamo. Qui un po' rischiamo, entrare così secondo me. Oh, per poco non ce l'ho beccato. Merda, mi ha preso, mi ha visto e spero che non rushi perché sennò è la fine. Allora, dove se ne sarà andata? Sarà qua sicuro. Ok, beccata.
Dai, esci fuori anche tu. Lo so che ce n'è un altro. Lo so che ce n'è un altro. No. Ricarico Ok. Allora, sei qua. Lo sappiamo. Ma o mi esce da dietro, sta merdaccia. O mi conviene mettermi in piedi e fare così. No, non c'è. Ma chi è? Nemico rilevato all'esterno? Mica sta qua. No, mi sono sbagliato. Ho visto qualcosa muovermi, ma forse mi sono sbagliato. Sì, sicuramente. Sicuramente. Allora, dobbiamo cercare. L'innescatore online è attivo. No, mi ha Sicura sulla zona di beccato. impatto. Sapevo di non stare a fare bene, perché oggettivamente non sapevo neanche dove cazzo stavo andando. E L'ultimo nemico niente, mi rimasto. sono anche girato proprio da... ho guardato tutto male. Quindi confidiamo che il nostro Clayton, Clayton. amico riesca. Oh, eccolo, no, no, che fai? Sparagli, sparagli, spara. No, dai, non ci posso credere. Non ci posso credere, si è fatto prendere. Ma dai. No, Disinnescatore è stato distrutto. questa è Il ingiusta disinnescatore è però, eh. stato distrutto, avete Questa è perso. ingiusta. Anche un po' colpa mia perché potevo fare meglio a quel punto, però vabbè. Questa volta con Frost. Allora, io direi di mettere una Attenzione, trappola la qua. squadra d'attacco ha trovato una bomba. Con un filo. Ah no, c'ho lo scudo. Allora, metto. Allora, mi riprendo Squadra questa d'attacco ha perché se no trovato il una bomba. filo non va bene. Assalto. Metto. Da dove potrebbero arrivare? Dove potrebbero arrivare? Perché non vengono uccisi? Che cazzo hanno fatto sti droni? Sono immortali. Cioè, sotto il filo spinato non vengono presi. Cos'è? Un bug? Non lo Siamo a so. 5 secondi. Fatto è che Ricarico. devo piazzare ancora uno Bomba scudo. E localizzata. direi che possiamo fare questo giochino proprio qui. Ci mettiamo un bel trappolino. Qui, tipo. Qua. Poi Pronto. abbiamo anche un'altra trappola che direi, anzi no, non la mettiamo lì, la mettiamo qui. Move, Boris. Mettiamo qui. Attivo trappola Anzi passiva. no, Piazzato il non la dispositivo. mettiamo qui, la mettiamo più Ok, Boris, avanti. succede. Sto veramente cazzeggiando di brutto. Sto veramente cazzeggiando di brutto. Ok. Ciao, go! Torniamo di qua. Qui che Move. cazzo ci sta? Oh, I kill you. Che ci sta? Di là ci sono le scale. Ok. Mentre di qua che ci sta? Una porta. Quindi niente. Non possiamo fare altro che aspettare. Però sono tutti quanti vivi. Pronto, Vediamo un go po' invisibile. se da dove stanno arrivando. I can't do No, anything. no, niente. Mi ha beccato. Mi ha anche già tolto un po'. Però possiamo provare di qua. Uno preso. No. Merda, 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 merda. Sorry, man. Sorry, sorry. Però forse non stavo neanche facendo male. Stavo neanche facendo male. Vediamo un po'. Siamo morti tutti. Ma dai, si fanno uccidere così però. Cioè, veramente stiamo giocando in due. Non risolvono niente questi. Vabbè, vediamo un po'. Dai, magari ce la caviamo lo stesso. Stiamo perdendo 2 a Restarting, restarting 1. MB. I miracoli in questo Missione a gioco rischio. succedono. Disinnescatore Missione a di bombe rischio, la piazzato. disarmata. Quindi Disinnescatore individuato. direi che è Completo. finita. A posto. Qui abbiamo uno dei nostri. Uno è qui. Vediamo. Ok, non fa niente, tanto ha già shottato tutti. Ok, un 2v3. Vediamo un po' se gli riusciamo. No, non c'è niente Un più da operatore alleato pingare. rimasto. Però ha curato. Ragazzi, ora dovete andare a disattivare la Time, bombetta time. perché se non vi sbrigate. Ok, sono morti tutti. Perfetto. Missione fallita. Difensori Sì, uccisi. sono Pizzato, ci con sta, Adobe. ci sta, ragazzi, ci E ti sta. defonde Perché ultimamente le Pizzato, partite vanno Pizzato. tutte così. Cioè, infatti, le prossime molto probabilmente inizierò a giocarle, magari con dei compagni. Almeno ci parliamo, comunque ho una garanzia.
in qualche modo che giochiamo bene in squadra, perché altrimenti è davvero difficile, cioè rankare da soli è davvero difficile, a meno che non sei un pro e giochi in un ranking bassissimo dove ovviamente freghi tutti per esperienza, rankare da soli è davvero difficile. Ok, ci siamo di nuovo a cercare bombe, questa volta però dobbiamo vincere. Cioè, mi dispiace per i miei compagni, ma sto giro si devono impegnare, perché non è possibile. Cioè, se sto, quando io faccio tanti kill, mi sono reso conto di una cosa, che essendo un esperto, se io faccio tanti kill in un game, vuol dire che tendenzialmente in quella partita sono più inesperti di me. E di conseguenza non mi piace quando io sono il primo in kill, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vediamo un po', qui si sono messi bene nel vaso, va bene. Fatto uccidere il drone. Ok. Oh, io il disinnescatore, quindi adesso non devo far altro che andare lì dentro, piazzare la bomba, difenderla e vincere. Ho solo meno di 3 minuti per fare tutto ciò, quindi sembra tanto difficile, ma in realtà dovrò fare in fretta. Allora, io direi di andare direttamente là sopra, senza, vediamo qui da dove si sale, non si sale? Salgo. C'è una bella comodissima scaletta. Poi qua è chiuso. Andiamo per di qua. Vediamo un po' se c'è qualcuno. 5v4 è un buon inizio. È un buon inizio, ok. Vediamo un po' chi ci sta. No, 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 ma l'edizione, cioè la fregatura della tastiera è che quando si sta allungati, oh merda. Quando si sta allungati non ci si può alzare scattando. Cioè una fregatura incredibile, quindi devo premere 1000 tasti per rialzarmi e scappare via. È proprio innaturale. È davvero innaturale. Quindi vediamo un po'. Go, Buck, Blackbeard, Blackbeard, come. Dai, ok, arrivo, arrivo. No, no. Mi stanno sparando brutto qui. Maledizione, qui la situazione si sta complicando. No, cazzo. Che palle, che palle. Sì, wow, con un colpo di fucile a pompa, ma che schifo è. Cioè, questa è la sconfitta veramente più ingiusta della storia, proprio, della storia. Cioè, stavo in squadra con... non lo so. Vabbè, ci sta che una partita gira male. Però, mamma mia, questa non meritavamo proprio di perderla 1-4, devo essere proprio sincero, non la meritavamo. È il degrado anche, il degrado in tutti i sensi, ragazzi, è degradato, che palle. Comunque, per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un bel like anche per supportare la serie, un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.